La sua sospensione da sindaco di Salerno è durata solo un weekend. Vincenzo De Luca può riprendere ad indossare la fascia tricolore e a guidare di nuovo la sua città. La novità del primo pomeriggio, quando con un decreto monocratico d'urgenza il presidente della sezione di Salerno del Tribunale Regionale Amministrativo, Amedeo Urbano, ha accolto l'istanza presentata dall'avvocato Antonio Brancaccio, difensore di De Luca, chiedendo che fosse emesso un decreto monocratico rivolto ad annullare il provvedimento firmato dal viceprefetto vicario, con il quale il sindaco, per effetto della legge Severino, era stato sospeso dalle funzioni per 18 mesi. Il presidente del TAR ha dunque rinviato la decisione alla prima riunione utile del collegio giudicante, che è fissata per il secondo giovedì del mese prossimo, e cioè il 19 febbraio. È lo stesso primo cittadino che dà la notizia con un post su Facebook, mentre solo ieri discuteva della presunta incostituzionalità della legge Severino durante la tappa beneventana del suo tour elettorale Mai più ultimi. Non provo imbarazzo, ha detto Vincenzo De Luca, anzi se ne deve parlare per aprire una stagione di civiltà democratica e politica. Si va avanti, come prima, più di prima, si mantengono le posizioni, si continua con l'iniziativa politica e programmatica in tutti i territori della regione. E andremo avanti. Dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, adesso, come è comprensibile, tutte le forze politiche sono Hanno da fare. concentrate un po' su questo tema, mi pare ovvio. Subito dopo affronteremo anche i problemi delle regionali e della Campania. E la mia posizione, che esprimerò anche a livello nazionale, sarà questa. Bisogna andare avanti con estrema determinazione e aprire una stagione di civiltà democratica e politica in questo Paese, cioè aprire una nuova stagione e concludere la vecchia stagione nella quale ci si poteva consentire di distruggere persone, vite, esperienze politiche sulla base di qualche idiozia giudiziaria. Quindi si cambia pagina perché non c'è nessuna persona per bene e ragionevole in Italia che possa immaginare di bloccare una persona perché 8 anni prima ha approvato un documento chiamando project manager anziché coordinatore il coordinatore di un gruppo di lavoro, perché il mio abuso d'ufficio è questo. Mentre il lavoro della magistratura prosegue, il sindaco De Luca, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, andrà a Roma per affrontare l'argomento con il Partito Democratico e intanto annuncia di aver parlato con Fassino per la costituzione di un gruppo di lavoro misto con l'ANCI e l'Autorità Nazionale Anticorruzione per studiare eventuali correttivi al testo normativo. Tema del rapporto con la magistratura, il tema del rapporto fra giustizia amministrativa e penale è un tema decisivo per lo sviluppo dell'Italia. Io sono fra quelli che rispettano in maniera assolutamente rigorosa l'autonomia della magistratura. Io sono convinto che l'autonomia della magistratura sia un bene per i cittadini, non un privilegio ai magistrati, ma con altrettanta chiarezza difendo l'autonomia della politica e la dignità delle persone per bene di fronte a iniziative di qualche settore della magistratura che considero assolutamente scriteriate e inaccettabili. Poi rimane il problema di fondo. La figura di reato dell'abuso d'ufficio consente ormai in tutta Italia di passare dal piano amministrativo al piano penale. Questa cosa sta paralizzando il nostro paese. Non c'è più nessun pubblico amministratore che firma niente. Nessun dirigente di apparato pubblico che firma niente. In queste condizioni l'Italia è morta. Allora, è arrivato il momento di porre questi problemi alla luce del sole. Più se ne parla, meglio è. Non solo non ho imbarazzo, ma pretendo una discussione alla luce del sole. Tutto ciò non fermerà Vincenzo De Luca nella corsa verso la presidenza della Regione Campania, anche in rappresentanza delle aree interne come quelle del Sannio. Secondo voi, al di là di De Luca, ci sarà qualcuno che avrà interesse e voglia di difendere le zone interne? Vengo qui perché so che cosa sono le zone interne, ma proprio dal punto di vista della passione, del legame, c'è gente sul piano regionale che non sa neanche cosa siano le zone interne. Poi vengo ovviamente per approfondire punti di programma che devono essere realizzati nell'interesse delle zone interne. Mi è capitato di fare un viaggio bellissimo fra Morcone e Castelvenere. Abbiamo visto alcune cose paradossali. A Morcone si sta portando avanti un progetto per un parco eolico, piloni,
con queste eliche infinite che stanno devastando una collina bellissima. Lì la valutazione di impatto ambientale l'hanno data subito. Soprintendenze non hanno niente da dire. Io sono per ostacolare questo progetto. E poi ho visto a Castelvenere una realtà splendida. Abbiamo il comune che ha la maggiore concentrazione di investimenti nella vinicoltura, un centro storico bellissimo con le cantine in tufo, ma è mai possibile che realtà di questa bellezza, così cariche di storia, non possano entrare in un progetto di valorizzazione turistica della Campania e delle aree interne? Ecco, servono questi viaggi per mettere a punto il programma e per dare una speranza concreta a queste zone di avere un'attenzione, altrimenti le zone da interne diventeranno zone cancellate. Lei non crede che la sua condanna possa dare un problema al Partito Democratico, un imbarazzo? Bisogna chiarire di che cosa si tratta, perché chi vive a Roma può avere un imbarazzo. Spiegheremo bene anche a Roma che un abuso d'ufficio che consiste in questo, ve lo ripeto, avere adoperato l'espressione project manager anziché l'espressione coordinatore del gruppo di lavoro, è qualcosa che non solo non ci deve imbarazzare, ma ci deve indignare e ci deve spingere ad aprire una nuova stagione di civiltà democratica e giuridica nel nostro Paese. Si è parlato anche della possibilità di un suo passo indietro in cambio di un peso maggiore nella Giunta, per esempio. E le pare che io sono uno che va a contrattare.